Piove sull'Olimpico, dove Lazio e Napoli disputano una partita forse decisiva per la lotta contro la retrocessione. Tanto tifo sotto gli ombrelli. Nel primo tempo Eicei di scena. Il bravo portiere laziale frena un bolide di Di Giacomo e recupera abilmente la palla. Scarsamente e debolmente impegnato Bugatti. Di nuovo Eicei che salva la rete con una prodezza. Ancora facile la vita per Bugatti. Sul finire del tempo la Lazio si fa più aggressiva. La difesa degli azzurri è impegnata a fondo. Nell'intervallo si accendono le speranze dei tifosi della Lazio. Infatti nella ripresa Bugatti è impegnato a fondo. Facile ora il lavoro per Eicei. Punizione di Carradori, testa di Franzini, tuffo e testa di Visintin. Gol! La Lazio in vantaggio, si esulta sotto gli ombrelli. Reagisce pronto il Napoli, ma trova una difesa attenta. Controbattono i laziali con puntate insidiose. Ancora sotto il Napoli che vuole conquistare il pareggio. Scambio tra Vinicio e Del Vecchio. L'oriundo batte c'è in uscita, il Napoli ha pareggiato e i suoi tifosi lanciano mortaretti. Con decisione si battono i laziali che vogliono riconquistare il vantaggio. Bugatti viene severamente impegnato. La folla incita i laziali. Punizione di Primi, scattano in anticipo Rozzoni e Visintin. Dimostrata la posizione irregolare dei due attaccanti laziali. Rozzoni in fila di testa, Bugatti e i compagni protestano con veemenza per il fuorigioco. I laziali soffocano l'autore della rete della vittoria. L'arbitro giudica valido il gol. La folla esulta. Sfatata per la Lazio, la iella dell'Olimpico. Bugatti continua a protestare. All'ippodromo inglese di Antrim, in una enorme cornice di folla, 26 cavalli in lizza per il Grand National, la più lunga e dura corsa a ostacoli del mondo. Grande abilità occorre ai fantini per reggersi in sella. I sieponi falcidiano il gruppo. A ognuno di essi parecchi i fantini disarcionati e i cavalli a gambe all'aria. Si tratta per fortuna di voli più che altro spettacolari, senza gravi conseguenze, se non quella di essere fuori gara. Si è assottigliato, sono rimasti in due in testa. Un duello accanito e appassionante fra Bagan Loch e Merriman II. Il primo è il gran favorito dei tecnici e degli scommettitori. Non resiste al passo velocissimo dell'avversario. Ecco Merriman II galoppare tutto solo, aumenta il vantaggio, ha in sella la sua proprietaria, la scozzese Winifred Wallace, campionessa di caccia alla volpe. Vince per 14 lunghezze, che amazzone e che cavallo!